Oggi dovrei essere un altro full day weekend, mi sono completamente dimenticato, sono andato direttamente a lavorare, vado al bar, sto facendo i programmi, Sam mi arriva e mi dice: oh sì, tu hai filmato il full day weekend, e quindi ragazzi filmiamo sto full day weekend, inizio il digiuno intermittente, ho spiegato il perché nell'ultimo full day weekend, quindi vi consiglio di andare a vedere. Una cosa fondamentale che vi devo dire è: preparatevi al 5 marzo perché inizia la nuova serie di definizione. Detto questo, io ho iniziato un Fat White che vi faccio vedere subito. C'è la nostra Fat White che abbiamo detto, un caffè con poco latte, probabilmente consumo la caffeina solamente di mattina, non sto più prendendo un pre-workout almeno per il momento, e stiamo controllando qua il video di ieri, guardate tutte le tabs aperte. Come vedete, questo video sta andando veramente abbastanza bene, diciamo 17.000 views in poco più di un giorno, che per il canale è ottimo, quindi veramente grazie mille ragazzi. E Sam anche lui sta rispondendo ai commenti e facendo un po' di lavoro. Siamo qua in questo bar perché ovviamente alle 10 di mattina bar c'era ancora vuoto, e quindi sì, noi finiamo qua altre 2-3 ore e poi andiamo a casa a farci il primo pasto. Ok ragazzi, è mezzogiorno e mezza, a me è venuta fame, facciamo il nostro primo pasto. Sono andato appena adesso al supermercato. In Spagna i supermercati non sono male, si trovano tante cose, ma non ho trovato quello che volevo, quindi vediamo come esce. Nuova ricettina oggi, iniziamo. Fonte di carboidrati, questa tortilla durum, speravo di trovare una sorta di pita già fatta, ma vediamo se riesco a creare quello che voglio con questo. Poi fonte di grassi e proteine, ho scelto le uova che secondo me sono veramente ottime. Uso 3 uova intere e poi per non andare troppo oltre con i grassi ho trovato questi bianchi d'uovo, ragazzi, che se li trovate al supermercato sono ottimi perché non hanno grassi, hanno praticamente solo proteine e pochi grassi e pochi carboidrati, quindi ci sta da aggiungere alle uova. Non farei solamente bianchi d'uovo perché non è, boh, secondo me non è così buono. Questa fonte carbo, grassi e proteine. E poi per i micronutrienti la mia solita Brotes Brotes, che in italiano è la valeriana. Quindi provo a fare una sorta di tortiglia con questo e le uova. Speriamo che esce bene, vediamo un po' insieme. Insomma, direi che non è manco uscito troppo male, guardate qua, che bomba, a me sembra spaziale. Ma sono diventato uno chef o cosa? Comunque, secondo me, 5 marzo inizia definizione, inventerò qualche pasto assurdo per la definizione, questo è veramente perfetto, guardate com'è uscito. Oh yeah, momento thumbnail! Io me lo godo, metto le calorie e le proteine sullo schermo in questo momento, questo è il primo pasto e noi ci vediamo nel prossimo. Eccoci qua ragazzi, sono adesso le 2.35, quindi sono passate un paio di ore e noi stiamo andando in palestra. Se fosse passato più tempo mi sarei fatto uno snack pre-workout, però non ho fame adesso, in questo momento mi sento benissimo, quindi l'unica cosa che mi faccio è questo prodotto, un pump product. È necessario? Assolutamente no, a volte uso il pre-workout, ma di solito, dato che sto diminuendo appunto la caffeina giornaliera, mi faccio invece il pump, che l'unica cosa che fa è praticamente un prodotto a base di nitric oxide, quindi NO2, che praticamente dilata le vene e aumenta il flusso sanguigno ai muscoli. Non ci sono ricerche che dimostrano benefici per la performance, però se ci pensate aumenta sicuramente l'estetica, quindi dal punto di vista di ego, andate in palestra, c'avete un miglior pump, a me piace la sensazione, e in più potrebbe magari aumentare di 1 o 2 ripetizioni, proprio perché riesce a portare più sangue nel muscolo, però questo nella ricerca scientifica non si vede, quindi assolutamente non è necessario. Io lo faccio più perché posso e sto su YouTube, mi piace il prodotto, mi piace farvi vedere dei prodotti nuovi, quindi ecco il The Pump. Faccio solo uno scoop, lo faccio in stile inglese, quindi uno scoop qua. Ecco, non fate come me, non vi buttate tutto addosso. E quindi niente, questo non mi dà kick, non mi dà niente di tutto ciò. Semplicemente quando vado in palestra, diciamo che mi viene un pump un pochino più rapidamente, il che mi fa entrare più nella modalità dell'allenamento. Detto questo, andiamo in palestra, facciamo una bella giornata oggi. Faccio vedere, mi sembra, 2-3 esercizi che faremo e poi ci vediamo per il pasto post workout. Ok ragazzi,
siamo tornati a casa e eccoci col secondo pasto, che sarà il pasto post-workout. E ho voglia di qualcosa di dolce, di proteico, quindi potrei fare un miscuglio perfetto. Ho deciso di farvi vedere la mia ricetta del protein fluff, quindi scrivetevi giù gli ingredienti e provateci, perché è voluminoso e per la dieta è perfetto. Quello che vi serve: dei frutti rossi. Io ho preso qua delle frambuesas, che sono dei lamponi rossi. Se ce li avete congelati ancora meglio, io purtroppo non li ho trovati congelati, quindi li ho presi al naturale, diciamo. E poi ho dei mirtilli qua. Dovete avere dell'acqua oppure del latte di mandorle, dovete avere uno di questi per mischiare tutto, non so come si chiamano. E poi vi serve anche del ghiaccio freddo freddo direttamente dal freezer. E poi, fondamentale, ultimissimi ingredienti saranno proteine in polvere. Ci mettiamo 2,5 scoop, che dovrebbero essere 50 grammi di proteine. Ok, proprio poca poca acqua, metà del ghiaccio, mirtilli, lamponi, aggiungiamo un altro pochino d'acqua, facciamo 1 scoop, 2 scoop, 3 scoop. Ragazzi, dopo aver fatto un po' un casino con tutto, abbiamo buttato un po' di cose in giro, però guardate che bomba che è uscita. Questa è praticamente una ciotola proteica. In questo caso ci stanno 25 grammi di proteine. Verrebbe come un gelato se ci avete pure, diciamo, i frutti rossi congelati, così, che oppure un sacco di ghiaccio. Quindi state attenti molto a mettere l'acqua o a usare troppo poco ghiaccio, che poi diventa un pochino liquida. Ma poi sopra potete buttarci su dei toppings. Io ci ho messo il restante dei lamponi e ci ho buttato, praticamente sgranolato su, non so come si dice, due di questi duetto biscotti, dice italiani, ma chi lo sa. Comunque, questo sarà la mia bowl proteica e è il mio pasto post workout. E noi ci vediamo più tardi, perché la cena sarà una bomba anche quella stasera. Non so che mi ha preso, ricetta su ricetta, fatemi sapere se vi piace. Ragazzi, è ora della cena e ecco cosa ci abbiamo per oggi. Abbiamo deciso io e Sammy di dividerci una pasta calda, però come se fosse pasta fredda. Quindi io volevo trovare le pennette integrali, ma non c'erano al supermercato qua in Spagna, e quindi mi sono preso queste pasta con un pochino di pomodoro e spinaci. Secondo me sarà di pasta completamente normale. Ci andiamo ad aggiungere del tonno per le proteine, ci aggiungiamo anche questa mozzarella di Galbani, latte di bufala, che ovviamente per i miei amici campani non è assolutamente la vostra mozzarella, però dai, è la cosa migliore. E dato che non siamo ancora in summer shredding, non la prendiamo light, non la prendiamo zero, prendiamo la mozzarella normale. Ce ne abbiamo due. Poi ci aggiungo un po' di questi pomodorini, che sono veramente buonissimi, questi qua sono spagnoli. E poi ci aggiungo anche qualche oliva, e poi accanto mi finisco i miei brotes. E noi ci vediamo quando la pasta è pronta. Ok ragazzi, quindi ci abbiamo qua questa mega pasta. Abbiamo fatto 500 grammi, ma ovviamente l'ho fatta anche per domani, così a pranzo me la porto, che domani vado da Ele, quindi devo viaggiare e me la porto come in aereo. Penso che me ne mangerò un 200 grammi oggi, Sammy probabilmente altri 200 grammi, e domani me ne mangio 100 grammi. Comunque questo è venuto stupendo. Fatemi sapere con un bel like se vi sta piacendo questo food review eating, perché ci sto mettendo abbastanza effort. Noi andiamo di là a mangiare, ci facciamo anche una birretta e ci vediamo per l'ultimo passo della giornata. Sì, io mi voglio fare un ultimo snack prima di andare a dormire. Sono le 11:42, vorrei prendere un po' di micronutrienti, mi faccio la mia solita mela e mandarino, e poi penso di farmi anche una scodella di cereali. E so che per alcuni di voi diranno: mangi male, mangi troppa roba confezionata. Ragazzi, questo è quello che mangio io, che mi dà risultati, che funziona, che è sostenibile, che seguo da anni, vedo risultati, so modificare la mia composizione corporea, è sano quando faccio tutte le analisi del sangue, quindi non ci sono assolutamente problemi. Ragazzi, se voi seguite una buona dieta flessibile, 80% cibi puliti, non processati, e ci includete un 20% di cibi che vi piacciono, che possa essere cioccolato, che possa essere gelato, che possa essere altre cose, così che la rendete sostenibile a lungo termine, perché i risultati arrivano dalla sostenibilità a lungo termine. Quindi vediamo un po' cosa prendo.
Questi sono tipo Special K, ma sono buonissimi. Boh, hanno un sapore un pochino diverso, non saprei nemmeno come spiegarvelo, però mi piacciono di più, più croccanti forse. Quindi mi faccio una scodella di questi con del latte. E questo è il latte che è senza lattosio, come vedete, non per qualche motivo in particolare, ma perché Sammy non digerisce bene il lattosio. E anche io, diciamo che se faccio periodi in cui non lo mangio e poi lo rimangio, magari non lo digerisco benissimo. Quindi per, diciamo, evitare questo problema, ci andiamo di latte semiscremato senza lattosio. E per finire, due mandarini ed una mela. Quindi questo sarà il mio snack prima di andare a dormire. Non c'è bisogno che ve lo mostri, ho già fatto, abbiamo mostrato tutti i pasti per oggi. Io me lo mangio e ci sentiamo per l'ultima clip. Ragazzi, la mattina seguente io mi sono appena alzato. Volevo concludere qua questo video. Innanzitutto voglio ringraziarvi di tutto il supporto, voglio ringraziarvi se siete arrivati qua fino alla fine. Magari anche solo 2-3 settimane fa ero in una posizione col canale che non sapevo bene cosa fare, perché i video non andavano così bene. Ovviamente era anche, combaceva con il periodo degli esami, però comunque come content creator alla fine questo è anche il mio lavoro, e a volte quando va male è difficile accettarlo. Quindi voglio ringraziarvi tutti, perché veramente il canale adesso sta andando secondo me molto molto bene, e questo è solo grazie a te, a voi. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, come vedete, con l'alimentazione sono veramente flessibile in questo momento, e non sono mai stato così tranquillo, così sciallo con l'alimentazione, ragazzi. Cioè, veramente, in passato ci sono stati periodi dove tracciavo tutto meticolosamente, ogni singola caloria, pesavo tutto al grammo, e ovviamente c'è lo spazio, c'è il posto per quello quando dobbiamo essere in definizione. Per quale motivo? Perché in definizione praticamente dobbiamo essere sicuri di star mangiando di meno, e più tracciamo accuratamente, più risultati vediamo, più siamo sicuri se dobbiamo apportare delle modifiche, sappiamo esattamente cosa cambiare. Mentre adesso, comunque, che sto dopo la fase di massa, comunque a mantenimento, posso essere molto più flessibile e fare delle scelte sane, sapendo comunque, data che ho esperienza, che andrò a colpire abbastanza proteine, abbastanza carbo, abbastanza grassi, e le calorie più o meno stanno dove dovrebbero stare. Non traccio così meticolosamente proprio perché il 4 o 5 marzo, 5 marzo faremo uscire il primo video della nuova serie, che sarà la dieta di definizione, o summer shredding, non so ancora come chiamarlo. Quindi se avete un'idea fatemela sapere nei commenti. E un'ultima cosa, voglio fare un intro spettacolare, non voglio che sia solo di me, voglio anche che sia di voi. Quindi se potete, se volete partecipare, dovete fare due cose. Uno, mandare un video di 10-20 secondi di come Muscoli a Vita ti ha personalmente colpito, personalmente stimolato. Esempio, Muscoli a Vita mi ha aiutato a perdere 10 kg in 2 mesi, Muscoli a Vita mi ha aiutato a fare questo, Giulio mi ha stimolato ad andare in palestra, ora mi sento molto meglio. Quello che volete, un video in orizzontale di voi che vi filmate 10-20 secondi, tipo selfie mode, però orizzontale, quindi per YouTube, non verticale, e lo mandate qui all'email che metto qua sotto entro il 28 febbraio. Se voi lo fate, io vi includerò nella intro nuova del canale, secondo me viene veramente una bomba. Quindi se volete farlo, mi raccomando. Detto questo, io vi ringrazio di cuore veramente, e noi ci vediamo nel prossimo video. Io vado a lavorare, anche se è domenica, e cavolo, domani dovrei andare in Italia, però c'è il coronavirus dappertutto in Lombardia, e sta anche iniziando nel Lazio. Quindi state safe, non prendete rischi, magari non state nella folla, queste cose qua. State attenti, raga, e sempre testa alta. Ci vediamo nel prossimo video.